allora mi fai uno... Sì. Mi fai uno squilla, io volo. Ok, ciao, 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 ciao. E sono tratte dal libro che è spagnolo. Dicevo, vedete, il microorganismo entra dalla bocca, ma si può fermare alle alte vie respiratorie, ma nulla vieta che possa arrivare nelle vie respiratorie più profonde, giusto? Agli alveoli, per esempio. Oppure può scendere lungo tutto il tratto alimentare e arrivare all'apparato, veramente all'apparato gastroenterico, lo vedete? Oppure, come dicevamo prima, ci sono microrganismi che possono utilizzare come via primaria l'apparato genitale, anche quelle delle infezioni esogene. Però qui voi potete vedere anche un'altra cosa, che non solo i microrganismi hanno una via d'ingresso, ma anche hanno anche una via d'uscita, perché questa è la condizione che sostiene le infezioni esogene. Noi riceviamo un microorganismo e attraverso la stessa via lo eliminiamo, ma possiamo eliminarlo anche attraverso altre vie. E questa è la patogenesi. Solo sapendolo, solo studiandole possiamo sapere queste cose, perché la logica è pensare che il microorganismo esce dalla stessa strada. Poi vi dirò perché questo è importante per voi saperlo. Però vedete anche che la cute, la pelle, può essere che di per sé è una struttura poco, è un ambiente secco, sono pochi i microrganismi che riescono a stabilizzarsi e a moltiplicarsi, per esempio lo stafilococco aureo lo fa, ma ancora meglio questo lo può fare quando c'è un vettore, che sia un animale, il cane per esempio, piuttosto che la zanzara, piuttosto che la pulce, piuttosto che il filotto, piuttosto che le zecche dei cani, oppure cose che leggono l'integrità della nostra cute, qui c'è rappresentato il coltello o qualcosa del genere, allora anche queste diventano strade aperte per i microrganismi. E guardate, anche la congiuntiva non si priva di favorire, di permettere l'ingresso dei microrganismi. Detto questo, allora, come avviene la trasmissione dei microrganismi? La trasmissione dei microrganismi la possiamo distinguere nelle infezioni esogene in due grandi categorie. Le infezioni a trasmissione orizzontale e quelle a trasmissione verticale. Orizzontale significa da uomo a uomo, direttamente o indirettamente. Quelle verticali invece è una condizione unica di un momento della vita di una donna, cioè nel periodo gravidico. Nel periodo gravidico può trasmettere i microrganismi al feto embrione, quello che sia, secondo l'età gestazionale. Va bene? La trasmissione orizzontale diretta, la più comune e la più efficiente, è quella tramite il contatto con secrezioni respiratorie, quindi la trasmissione cosiddetta anche aerogena. Perché è la più comune? Perché quando noi parliamo e eliminiamo delle goccioline di saliva invisibili ai nostri occhi, per cui inevitabilmente queste goccioline arrivano all'alto che ci sta vicino. Non parliamo poi se abbiamo un colpo di tosse o uno sternuto, dove diventano queste goccioline dei proiettili, che possono, vi giuro, raggiungere distanze significative. Quindi attraverso questa modalità vengono trasmesse tantissimi microrganismi, sia microrganismi, come dire, diciamo, il cui esito
patogeno infettivo per noi può essere più o meno banale, ma anche patogeni molto importanti. La bordetella pertussis, la legionella, il micro... È arrivato il presidente di commissione. Giovanni, venga. Questa è la finanza, saranno due secondi. Quindi anche patogeni importanti, ho messo in primo luogo il Mycobacterium tuberculosis, che ho citato tante volte come patogeni importanti. Trasmissione sessuale, quello che dicevamo prima. Tantissimi microorganismi, anche qui, usano questa via. Clamidia, la Neisseria, non meningitis, gonorrea, che è un'altra cosa, il treponema pallidum e tanti virus, ma questo poi lo faremo a parte. E poi, come vi dicevo prima, attraverso lesioni cutanee. Quindi la cute integre è uno dei tanti meccanismi di difesa meccanica che abbiamo, ma se integra, se non lo fosse, allora si favorisce la stabilizzazione, o quantomeno la presa in contatto con alcuni microorganismi. Avevo citato lo stafilococco aureo, c'è anche il stafilococco. Ragazzi, me ne devo andare. Buon fine settimana, ci vediamo lunedì. I fogli alla distruzione. No. Firmare è peccato. Vabbè, capita. Ferrimone. Certo, c'è un'ora di più. Ne dobbiamo fare. Oggi mi sa che mi compri il libro di questo. La placa invece non lo puoi comprare più. Io sono andato a guardare. Io l'ho guardato. Quello vecchio sono... Io praticamente l'ho guardato e quello nuovo e quello vecchio sono uguali, la placa. Non cambia niente. Sì, sì, sia quella nuova, quello nuovo è Edises, sia quello vecchio, quello giallo. Sono quelli precisi. Immagini, sono 10 ore in meno. Ho controllato ieri. Stesse parole, stessi paragrafi, stesso ordine. Solo la copertura. 19 euro di differenza. Meno di pure quella, però. Certo, non ha senso. Praticamente se studi la placa, dico, non è di problema. Magari c'è qualcosina. Giustamente. Dopo te lo compri ora. Ah, te lo compri ora. Ci sto pensando, perché ormai, dico... Vabbè, ma non fai la provenire. No. Però... Secondo me lo frega pure. A meno che, dico... Io francamente la, come si chiama, Silvana, non ho controllato, ho tenuto tempo, quindi non ti so dire. Silvana. Quella che faceva le... aveva tutte le fotocopie dei professori, delle cose varie. Ci pensi quando siamo... No, ci pensi quando siamo andati assieme là sotto a bere quello nascosto? Sì. Io ancora non ci sono stato, quindi non ti so dire. No, io ci sono passato allora quella volta. Mi ha detto la placa ha solo fotocopiato, 12ª edizione, mi fa questa è la migliore che hanno fatto, però sinceramente. Non ti so dire, dovrei controllare. È ancora più vecchia e mi fa 19 euro. La vecchiaia. No, per 20 euro a questo punto me lo piglio nuovo. Allora vediamo. Andando tipo nel gruppo con l'USS Fisiologia, ora che ci penso, ho visto che tutti... Non vendo nessuno il libro, l'ho cercato anche fa... non è possibile. No, perché a quanto pare la maggior parte studia da degli appunti di Silvana, proprio la prepara da là. Così non è che mi fido tanto. Ora vediamo. Sono più che altro quelli degli anni superiori. Ora noi vediamo come cose. Perché mi
mica tu hai iniziato. Sì, per forza. Non c'era. Alla. Come sbobbinatura della 7. Che sono adesso? Si può trovare a me che possa tranquillamente riesce qua, non c'è un bavone. Ma ora forse conviene scendere a tutti, che non ha senso che stiamo. Poi specialmente spasciato. No. La mia buona vita. Allora, ormai la persona prende una vita. Ma perché tu ci stai a sera? No.